ECMA Custom 2013 con Ballese Garage. Allora Gianni, cosa avete portato? Vedo la nuova creatura, tra l'altro complimenti per il colore. Ti ringrazio. Questa è un ultra classic e completamente rivista, come quella dello scorso anno d'altronde, però in questo caso abbiamo utilizzato una carrozzeria praticamente completamente fatta da noi, non abbiamo seguito i classici stampi che abbiamo, facciamo parti e le applichiamo con vari accessori. In questo caso abbiamo proprio rivisto completamente tutta la carrozzeria. E vedo quindi anche la linea molto sinuosa della coda, diciamo, no? Esattamente, ti dicevo quello, abbiamo strecciato, cioè allungato anche tutto il retrotreno, borse, parafango e di conseguenza gli scarichi li abbiamo sempre costruiti noi, li abbiamo lasciati al di sotto delle marmitte e di conseguenza abbiamo fatto anche i coperchi. All'interno delle borse c'è un sistema audio professionale molto potente, sella artigianale, fiancatine, serbatoio e mi soffermerei sul fairing anteriore. Quella è stata proprio una creazione proprio praticamente da zero che ha portato molti problemi, però li avete risolti, Sì, risolti strada facendo. E anche il manubrio stesso è una parte costruita da noi, in particolar modo da mio padre. E niente, sono contentissimo perché praticamente ce la siamo cucita addosso, perché sono riuscito a dare una linea bagger ma un po' sportiva. Infatti è quello che piace. L'anno scorso quando ti ho intervistato parlavamo di una moto fatta per un cliente, questa moto è tua, questa è la mia, proprio... sì. C'è una particolare soddisfazione perché poi l'abbiamo terminata domenica sera. Da quando? Quindi, da quanto tempo ci sta vivendo? Poco prima di Ferragosto, quindi da agosto a... Ma si arriva sempre risico, eh? Sì, sempre. Ma gli hai dato un nome alla creatura? Sì, oggi Alex l'abbiamo chiamata Red Bull, Toro Rosso. Infatti proprio per questa colorazione rosso candy, con queste aerografie che sono state fatte per la prima volta, devo dire, ho seguito un attimino il consiglio di un amico che è Marcello da Roma e lui ha una carrozzeria e mi ha curato tutto quello che è la verniciatura. Devo dire, sono rimasto contento, contentissimo del risultato, sì, devo dirlo. Diciamo che si fa notare, non c'è pericolo. E invece poi volevo dirti un'altra cosa, avevamo presentato anche le borse. Sì, le borse, noi abbiamo sempre la nostra produzione. Devo dire che, vista la richiesta, siamo dovuti passare praticamente a borse in ABS, cioè in materiale plastico. Si riescono a fare molto più velocemente, in molti più pezzi, diciamo, ogni settimana si fanno più pezzi. Quindi è migliorata la qualità e a un prezzo anche inferiore. In lavorazione, perché so che tu sei sempre attivissimo, ci sono altre moto che si potranno vedere più avanti e intanto per appunto avere notizie tue su tutto quello che fai c'è un sito internet. Sì, www.vallesegarage.com o il mio profilo di Facebook sul quale si possono seguire proprio i lavori minuto per minuto. Grazie Gianni.